Walter Nudo, nello studio di Verissimo, si è commosso nel riguardare la scena dell'incontro con i figli Elvis e Martin al Grande Fratello VIP. Walter ha ammesso di amarli più di ogni altra cosa ma, al contempo, di aver fatto nei loro riguardi tanti errori. Non esiste un manuale del genitore perfetto, anche chi è molto bravo qualche errore lo commette. Ha ammesso l'attore nello studio di Verissimo, mi sono accorto che per fare meno errori possibili su di loro, dovevo lavorare su di me. Più eliminavo sporcizie dalla mia vita e più non le riversavo su di loro. Walter Nudo ha così spiegato, quando è nato il mio primo figlio facevo colpo di fulmine, così quando è arrivato il secondo, ho rifiutato una cosa di lavoro molto importante. Per Elvis non c'ero stato e non potevo non esserci anche per Martin. I miei figli avevano bisogno di me, la mia carriera poteva aspettare. Tante cose sono cambiate dalla vittoria all'Isola dei Famosi. L'ultimo di questa puntata di Verissimo dedicata eccezionalmente ai finalisti del Grande Fratello VIP 3 si conclude con Walter Nudo. È lui il vincitore di questa terza edizione ed è sempre lui a tracciare un bilancio del suo percorso, parallelamente a quella che è stata la sua vittoria all'Isola dei Famosi. Prima di entrare in questo programma mi sono fatto una domanda, cosa se questo Grande Fratello fosse all'insegna della pace e della fratellanza? Rispetto all'Isola dei Famosi sono passati 15 anni, tanta acqua è passata sotto i ponti, tante cose sono successe a livello personale. Così aggiunge, non è quanto duro colpisci ma quanto duro sei colpito e riesci a rialzarti. È importante continuare a sognare, continuare a mantenere sempre acceso quel bambino che c'è dentro di noi. Il periodo della depressione. Ospite di Silvia Toffannina Verissimo, Walter Nudo ripercorre oggi il suo complicato passato, dalla depressione che lo aveva colpito prima dell'Isola dei Famosi al rapporto con Tatiana, madre dei figli Elvis e Martin, fino alla storia con l'ex moglie Celine. È successo prima dell'Isola dei Famosi, nel 2002. Era un momento in cui non stavo lavorando e avevo perso molti soldi per colpa di investimenti sbagliati. Stavo a casa e passavo le mie giornate sul letto e sul divano. Sentivo che la depressione mi stava affossando, ma non potevo stare così, allora mi sforzavo, ad esempio, di portare i miei figli a scuola. Volevo avere la responsabilità di un compito così importante. Per quanto riguarda invece la sua relazione con Celine, il sentimento che lega gli ex coniugi è ancora molto forte nonostante la separazione. Spiega Walter Nudo ai microfoni di Verissimo, la storia con Celine è meravigliosa. C'è un sentimento forte, ma è una situazione molto delicata. Ci incontreremo, la guarderò negli occhi e saremo solo noi, parleranno solo i nostri cuori. Non ho mai smesso di sognare. Walter Nudo è uno degli ospiti della puntata odierna di Verissimo dove parlerà del suo percorso e della sua soddisfazione per la vittoria conquistata al Grande Fratello VIP 2018. Dato tra i papabili favoriti fin dalle battute iniziali del reality show, l'attore italo-canadese non ha deluso le aspettative, classificandosi al primo posto davanti ad Andrea Mainardi e Silvia Provvedi. Mi piace pensare che non sono io ad aver vinto, ma che hanno trionfato l'amore, la pace e la fratellanza. Alla fine il vincitore non è altro che un sognatore che non ha mai smesso di sognare.
Ringrazio il Grande Fratello per avermi fatto conoscere delle persone straordinarie che mi hanno regalato emozioni meravigliose, ha detto a Silvia Toffanin. In questo modo è diventato il primo personaggio famoso ad aggiudicarsi ben due reality, 13 anni fa, infatti, Nudo aveva trionfato anche all'Isola dei Famosi, condotta all'epoca da Simona Ventura. Ai microfoni di Silvia Toffanin, racconterà qualche particolare nudore inedito della sua avventura, spiegando anche ciò che è accaduto dopo la sua uscita dalla casa. Le prime ore da uomo libero sono state dedicate ai figli Elvis e Martin, con i quali Walter ha condiviso una cena in famiglia a base di sushi. L'amicizia con Francesco Monte. Come spesso accade quando i riflettori del Grande Fratello VIP si spengono, anche il trionfatore Walter Nudo racconterà oggi a Verissimo alcuni retroscena della sua avventura all'interno della casa più spiata d'Italia. Accolto da una folla di fan all'esterno dello studio del programma condotto da Silvia Toffanin, Nudo faticherà a nascondere la propria emozione per il tanto affetto trovato anche in questa nuova avventura televisiva, conclusasi con il miglior epilogo possibile. Nel salotto di Verissimo si parlerà del rapporto con gli altri Geffini ed in particolare con Francesco Monte, con il quale è nata una bella amicizia. Solo nei giorni scorsi, infatti, Walter ha spiegato che l'ex tronista di Uomini e Donne non è stato veramente capito nei tre mesi nella casa. Francesco si è aperto con me in un modo che non ha avuto eguali, mi ha raccontato cose molto intime, ci siamo riconosciuti l'uno nell'altro. Credo che Monte non sia stato capito. È un ragazzo dolcissimo, tenero. Un ragazzo pieno di paure. Si è trovato costretto a vivere nella casa in cui, un anno fa, è stato lasciato dalla donna con la quale sognava di mettere su una famiglia. Il ritorno di fiamma con Selina è possibile? Walter Nudo è tornato alla normalità dopo la vittoria al Grande Fratello VIP 2018 e oggi si racconterà da Silvia Toffanin a Verissimo. Ciò che i telespettatori attendono è qualche dettaglio in più sulla sua vita privata, magari su un possibile ritorno di fiamma con l'ex moglie Selim Mambour, la storia con Kelain è meravigliosa. C'è un sentimento forte, ma è una situazione molto delicata. Ci incontreremo, la guarderò negli occhi e saremo solo noi, parleranno solo i nostri cuori, ha detto nel salotto di Canale 5. Nel corso delle ultime puntate del reality show, lei aveva inviato una lettera all'ex marito, confermando di provare ancora un sincero affetto nei suoi confronti nonostante la separazione avvenuta lo scorso anno. E stando ad alcune dichiarazioni da lei pubblicate su Instagram dopo la fine del reality show, è già avvenuto un incontro con Walter, che potrebbe essere il punto di partenza per un riavvicinamento sentimentale. In un lungo post presente nel suo profilo, Selina ha così parlato del vincitore del VIP: per me, il vincitore sei e sarai sempre tu. L'uomo è irragionevole, illogico, egocentrico, non importa, amalo. Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici, non importa, fai il bene. Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici, non importa, realizzali. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.